io mi limito a ringraziare Pietro, a ringraziare tutti voi, a salutare il presidente della regione, Nicola Zingaretti, che su questi temi è particolarmente sensibile, a salutare tutti i vari parlamentari che sono qua e che tra un po' se ne vanno perché c'è da votare la fiducia al Senato sull'omicidio stradale, quindi vorrei che Astorre tra qualche istante se ne andasse. Scherzi a parte, andrei alla sostanza. Io non so quanti di voi hanno mai sentito parlare della DS. Pietro è più giovane di me, dice si vede, però grazie. È più giovane di me, faceva il dirigente di un'importante multinazionale, si è licenziato insieme ad altri per creare una struttura che dal niente, da 30 persone, è diventata oggi una realtà che ha assunto, lo ha detto lui, 500 persone con il Jobs Act. È un numero secondo me incredibile, tante de storie che non vengono neanche raccontate. E che è, questo è il punto ancora più interessante, persino più interessante del Jobs Act per me, quindi se dico che è persino più interessante del Jobs Act potete immaginarvi quanto ci tenga, un'azienda che fa dell'innovazione il proprio pane quotidiano. È la dimostrazione che in Italia queste aziende ci possono stare, dobbiamo aiutarle di più, semplicemente evitando di mettere bastoni tra le ruote, incoraggiando la semplificazione, incoraggiando la finanza. Ringrazio Chicco Testa che mi ha segnalato per primo la DS, ma a cui chiedo di fare la sua parte per poter agevolare l'arrivo di soggetti che siano in grado di finanziare realtà come questa, ma è un'azienda che c'è e che continua a crescere. Ecco, a mio giudizio, questo è il motivo per cui io vorrei dire a tutte le donne e gli uomini che stanno dall'altra parte del vetro, lo faccio per tuo tramite, il grazie, non mio personale o di Nicola, lascia il tempo che trova, i nostri grazie lasciano il tempo che trovano, ma il grazie dell'Italia, del governo italiano. Noi siamo orgogliosi di quello che viene fatto in questa realtà, nelle 23 sedi, al sud dove si prova a sperimentare forme di start-up innovative, si prova a incoraggiare la giovane imprenditoria locale, in particolar modo in alcune regioni della Calabria, Campania, mi pare anche Sicilia, se ho Sì, capito bene, abbiamo una e grossa presenza in anche Sicilia. in Sicilia, e contemporaneamente dire che alle ragazze e ragazzi che lavorano qui, età media? 28 anni. Età media 28 anni, quindi c'è qualche anno prima della pensione, anche immaginando la flessibilità della pensione, c'è qualche anno. Alle ragazze e ragazzi che lavorano qui, un grandissimo incoraggiamento e un in bocca al lupo gigantesco. L'Italia è questa roba qua. L'Italia, nonostante il racconto di questi 20 anni fatto tutto in negativo sulle cose che non vanno, è capace di avere delle persone che si mettono in gioco, che rischiano e che sono capaci di reggere la competizione a livello mondiale. Io non posso semplicemente che esprimere il mio orgoglio, la mia gratitudine e dirvi che faremo di tutto perché realtà come queste continuino a crescere, non soltanto con nuovi posti di lavoro, ma anche con nuove occasioni ed opportunità. Grazie di cuore, in bocca al lupo e facciamo un applauso a loro.